bisogno della ricarica. Oddio. Guarda, se c'è Johnny Scandal nel... Johnny Scandal. Dio, allora è tutto uguale. Ma cosa? Che sogni hai fatto, scusami? No, no, niente. Cosa? Niente! Oh, calmati, eh. Scusami. Vabbè, andiamo a prendere l'ascensore. Come finita con il coronavirus? Abbiamo dovuto mettere tutta quella là che voleva portare il coronavirus. Ma ti darò un pugno qua sotto tu per curare la gente. Infatti guarda qua, si è svenuto. Si è svegliato. Fatti le visite. Falle. Oh, negativo. Quindi dobbiamo fare un una cicatrice così. Come mai con la cicatrice? Però nessuno ovviamente capirà. Ma cioè, se dici vuoi darti un pugno alla gente. E allora capire. Dobbiamo trovare un modo per dirlo a tutto il mondo. Andiamo dal Papa, lui può aiutarci. Ok, prendiamo le scale. No, no. Io prendo le scale. Ok, ci vediamo sotto. Cammina con le scale cauto. No, non deve bloccarsi l'ascensore. Chiavi un pugno nell'ascensore. Non è successo niente. Un pugno alla porta e blocca l'ascensore. Ti ha visto un dottore? Sì. Ti ha visto il dottore? Che stai facendo? Perché questo pugno? No, scusami, sono positivo al coronavirus. Cosa? Sei positivo? No. Scherzo. Vieni con me un secondo. No! Ma sei negativo. Vieni con me un secondo. Sei nella sala di operazioni. Cioè tu... Tutta questa gente, coronavirus. Vediamo. Ok, sei negativo, puoi andare via. Attento, perché non dico niente alla direzione che tu hai dato un pugno, ma stai attento a quello che fai. Scusa, ero solamente un po' nervoso. Tranquillo, posso capirlo. Chi sei? Il dottore Barr. Barr? Sì. Posso stare con te? Oh, certo. Posso fare qualche lavoretto, non lo so che bisogno. Guarda, mi serve un bisturi, me lo prendi? Subito. Vai dal bisturi. Vai dal bisturi. Prendi il bisturi. E qua è dottore. Grazie. Mi puoi aiutare anche a operare una persona? Mi aiuti a operare, per favore? Sì, certo. Che cosa dobbiamo fare? Ho bisogno che dobbiamo operare al cervello una persona. Non so se sono capace. Tu devi fare quello che ti dico io. Non devi operare niente. Io ti dico soltanto cosa devi passare, ok? Okay. Vai. Stai attento. Mascherina. Cappello, tunica. Vieni con me. Lavati le mani. Sgrassate. Asciugatele. Non ci deve essere nemmeno una goccia. Fai che siano veramente asciutte. Sono asciuttissime adesso. Ok. Sei dentro. Ok. Stai addormentato. Bisturi. Tutto ok, dottore? Certo. Siringa. Siringa, prendi la siringa e dagliela. Peluche. Prendi il peluche. Questa è per mia figlia. Coltello. Prendi un coltello. Se butti da 3 in su non ti cade per terra. Da 3 in su? Sì. Attenzione, riprendilo. Certo. Se butti da 3 in su non ti ricade di nuovo. Piano. Devi sterilizzarlo adesso, è caduto per terra. Certo, vai a lavarlo. E fai che sia asciuttissimo. E anche le domani tutto. A posto. E qual è il dottore? Se butti da 3 in su non ti ricade per terra il coltello. Non solo non ti è caduto, ma hai fatto tu l'operazione e ci sei riuscito. Ma che cazzo, come hai fatto? Mi chiamano Armanano per questo. No, bro, darti 2000 euro. Grazie. 2000 euro per te. Perché? Sta svegliando alle 21, 40? Non mi ricordo precisamente perché. Lasciamo stare. Ok, 2000 euro, grazie, bro. Grazie a te, ma puoi darmi il tuo numero di telefono? Sei l'unico amico che ho. Vai, non è un telefono. Mi ricordi un telefono? No. Io chiedo 2000 euro, compri quello che vuoi. Vado a comprarlo e torno, ok? Ok. Esci fuori dall'edificio e fai in modo di non farti vedere Arma e Johnny Scandal. Cioè, mi hai fatto... Dove fai? Fai stealth e non farti vedere. Sì, nel negozio di cellulari. Salve!
Vorrei un cellulare di ultima generazione. Ora ti ammazzo. Ora ti ammazzo. Ehi! Ehi! Ma che è? Ma che è? Ma che vuol dire? Vuol dire? Ma potevo esistere. Dammi un cellulare. Porca. Dammi. Ma che dici? Ma che mi dici me questo? Direttore! Direttore! Chiami il direttore! Chiami il direttore! No, vado io! No, vado io, va! Tu sei là insieme! Vado tu! Spingilo! Tu ci stai aspettando pure lui, si è fatto insieme così! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Chi sei? Chi sei? C'è il direttore! Quindi chi, che cosa succede qua? Mi servirebbe un cellulare. Ma lui li vede tutto. No, no. Lui li vede tutto. Non vedi che, cronologicamente, lui arriva dopo di me. Io! No, non è possibile. Direttore, mi serve un telefono. Allora, guardi, ho preso la persona più stupida al mondo per lavorare. Lo vedo. Io. Fai così, dagli un pugno. Però, no, non puoi farlo, devo farlo io. No, io, per no, favore. No, io, per favore. No. Se lo fai, un pugno anche a te. Ci sto. Ci sto. Siete tutti entrambi. Tizio, all'ospedale Fiumicino. No! 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 Ma perché? 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 Non ce la faccio più! Marco, ci faccio un po' di... Ciao dottore, allora salve, oggi ho i dati di Armanano. Chi è dei due? Chi è dei due, ragazzi? Io! Ragazzi, non no, facciamo chiamare, no, ragazzi. Non è cellulare comunque. Mi presti il tuo cellulare, dottore? Dottore, non posso. Ti prego. Ragazzi, smettetela. Non sono io lui. Ragazzi. Buttami nella finestra. Sei svenuti. Ti svedo in una macchina. Wow. Perché fai perché così? Perché fai così? Chi sei? Chi sei? Come ti chiami? Come ti chiami? Prendi il portafoglio. Tu vorrei guardare il tempo. Che c'è scritto? A 2000 euro lui. Ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Ma guardalo, ma come guarda, è fatto. È un cinese. Come ti chiami? Come ti chiami? Io Armanano. Chi sei? Chi sei? Diciamo le stesse cose. Forse siamo forse uguali. Siamo uguali. Amico mio. La fine è di un'era. No. Oh mio Dio. Quindi... Però ti voglio bene. Dove andiamo? Andiamo dal Papa. Dal Papa? Andiamo. Quindi?
Eccoci al Papa. Andiamo a parlare con lui. Vada una guardia. Tu sta zitto, ora parlo io. Tu sta zitto, parlo io. No, io. No, io. Parlo io. Parlo io. Facciamo una cosa. Bim un vale giù. Bim un vale giù. Uno, due, tre. Ho vinto io. Vuole rivincita. Due, tre. Io Blast Ho vinto 94 io. eliminato. 5 Vuole rivincita. Mamma mia! Oh, che l'altro che qua è tutto bagnato! No, no, no. Quindi, andiamo dal Papa. La rivincita. No, l'ho fatto, andiamo. Ok, dove siamo? Dante la guardia. Dante la guardia, quale sì. guardia? Te l'ho detto, la rivincita. Ah, ok. Io ho vinto, il Cesare ha vinto. Andiamo dal Papa. Dal Papa. Cioè, alt, certo. Allora, vi raccomando, prima di entrare dal Papa, dovete intanto farvi ora davanti a me il Padre Nostro. Vai. Ok. Okay. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sono stati bravi. Puoi entrare. Non l'hanno dato, non l'hanno dato. Stimmiato. Ok. È un messaggio. Però lui. Sì? Sì? Aspetta. Quindi? Quindi? Beh, andiamo. Beh, andiamo. Aspetta, un messaggio. Tutte e due. Sì? Sì? Sono armi. È armi. Oh, ma dove cazzo sei? Ah? Ah? Ma chi è? Ma chi è? Dammi il tuo telefono. Il telefono mio. Il tuo. Tu non ce l'hai con quel telefono. Tieni. Sono qui dal Vaticano. C'è un problema. C'è un tizio che sono io. E mi copia. Ci facciamo tutto uguale. Ma non devi minchiare, dai. Vieni qua, lo vedrai. Sarà questo forse l'effetto del coronavirus. Andiamo. C'è il Papa. Ha le spalline di World of Warcraft del TR5. Di quale classe? Del Warrior. Amen. Amen. Chi sono questi due scellerati? Signora, sono voluto entrare dicendo che volevo parlare con lei, non so di cosa. Signor Papa. Signor Papa, uno alla volta. Ok. Ok. Ha un telefono, ha un numero di telefono. No. Ma porco. Te hanno buttato. Se butti da 4 in su non ti buttano fuori. Ti hanno buttato fuori. E le tue armi. Bro. Armi. C'è uno qui che mi copre sempre. Ma io sto qua. Uno io. Sono io. Ma è un cinese, palesemente. Pure io sono cinese. Tu sei italiano. No, io sono cinese. No, tu sei italiano. Io sono cinese. Io sono cinese. Sì, ma tu sei italiano, ma lavoravi in Cina. Quindi? Tu sei italiano, ma lavoravi in Cina. E lui è cinese. E lui è cinese. Ci parla sempre come me. Come mai, secondo te? Lo facciamo da un anno. Non lo so, ma non ci sarà una cura, forse. Andiamo all'ospedale. Okay.
un po' non lo voglio, perché mi sento con qualcuno adesso. Invece è con voi scenari del cazzo. Come cazzo ti permetti, coglione di merda? Mi trattate sempre male. Coglione, vattene a fanculo, minchia, non te lo so, non ti tutto, non aspetto più 2 anni. E che c'entra la Barbara Streisand adesso? Tutto. Vabbè, io vado al Papa comunque. Vengo anch'io. 2 persone massimo. Noi siamo due. Con me siete 3. Mi segue sempre. Ma che cazzo vuoi? Vedetevela voi. Devi rimanere qui, ti prego. Dobbiamo andare. Vabbè. Entriamo come se niente fosse. Facciamo finta che siamo dall'altra parte della stanza. Okay. Tu vai a destra o vai a sinistra? Adesso vado a sinistra. No. Uno di noi va a sinistra e uno di noi va a destra. Quando entriamo capiremo chi. Ok, andiamo. Entra, vai a sinistra. Ti seguo lui. Di là. Andiamo a sinistra. Vai dal Papa. Sarà. Di nuovo questi 2 porco. Ci perdoni. Uno alla volta! Para d'armi. Armi, cosa mi devi dire? Guardi, papà, io in sua magnificenza, pontefice del cuore, noi volevamo chiederle che c'è un problema al mondo che è molto grave. Ecco, questo può andare proprio all'umanità, può colpire l'umanità. Il peggior problema del mondo. Uno alla di volta. Non si bestemmia. Faccio il cazzo che voglio con Dio. Giusto. Ma che hanno questi qua? Deve sapere il nostro pontefice che hanno un problema. Hanno qualche cosa che li accomuna. Non si sa cosa, ma parlano sempre, fanno le stesse cose. Vabbè, dimmi un po'. Allora, c'è il coronavirus, non so se stai sentendo cos'è. Che cos'è? È un virus che viene dalla Cina e che questo bastardo qua ha buttato a terra, non l'ha fatta apposta, ma per colpa sua questo virus si è espanso. Non c'è bisogno di dirlo sempre. Che colpa mia. Di chi è la colpa dei due? Mia. Di chi è la colpa dei due? Di uno di noi. Chi? Di quello italiano. Quindi tu? Sì. Allora perché parlo là? E non lo so, non l'abbiamo capito ancora. Probabilmente la trama sarà un bel plot point. Vabbè. Quindi cosa volete che faccia per voi? Dobbiamo dire a tutto il mondo che c'è questo problema. Andiamo. Se ne va. Chi vuole parlare di voi? Armi. Se butti da 3 in su, Armi non gli fa male la gola e non può parlare. Da 3 in su non gli fa male la gola. Parlo io. Piccolo Gingo. Ragazzi! Ragazzi, scusate, faccio le veci del Papa. Volevo dirvi che c'è un problema gigantesco che può colpire un'epidemia, che può colpire il mondo, ragazzi. Vero. Allora, ragazzi, ascoltami bene. Il coronavirus è purtroppo nato in Cina per problemi in un laboratorio. È caduto un mio amico per terra, si è rotto il flaconcino e tutto il virus si è espanso. Ora, il problema è questo: tutti i cinesi che sono riusciti a uscire dalla Cina prima della quarantena hanno infettato tutti voi. Tutti. Vi raccomando, non entrare nel panico. Ah, un'altra cosa: si può morire. Grazie. Si può morire. C'è sotto il panico. Tutto a fuoco. Missione compiuta. No, hai combinato un casino. E che cosa potevo fare? Fa parlare a me. Salve. Siamo i Twin Brothers. E noi diremo la stessa cosa due volte. Uno. Niente panico. Il coronavirus in realtà non ti fa niente. Non si sanno ancora i problemi che causa. Ma quello che sappiamo è che non dobbiamo entrare in panico. Perché se entriamo in panico è la fine. Infatti, guardate cosa. Non si capisce un cazzo, uno alla volta!
No. No. No, cosa? No. No. Facciamo così. Io prendo il microfono. Il microfono e poi... Chi ha il microfono? Il microfono. Tutte e due lo stesso microfono. Si è rotto. Sotto il microfono. Il papà, 5 euro di microfono. Minchia. No, non fumo, non papo. Non c'è neanche la nicotina dentro, è solamente gusto. Ok. Che dobbiamo fare? Dobbiamo fare? Sta diventando patetica questa situazione. Armi, uno di noi deve morire. Deve morire. Che vuol dire? Uno di noi deve morire. Che, vabbè, scelgo ovviamente tu devi vivere. Armi, tu non hai sentito la canzone di Super Mario? Super Mario, no, come fa? Parapapapapa. Che stupidissimi. Niente, Armi. Niente, Armi. Quindi? Quindi? Chi deve morire quindi? Tu o lui? Deve morire uno di noi. Chi? Lui. Con la cinese. Mi dispiace. Ha fatto il suo tempo. Ma io non ho la pistola, ho fatto finta. Ma sei cretino? Sei cretino? Andiamo a comprarla. Ma negozio di armi. Negozio di armi. Ho 2000 euro. 2000 euro da tanto. No, io ce li ho. Io ce li ho. Andiamo al negozio di armi. Sei dentro. Quindi? Armi. Chiedi un'arma. Certo. Che armi avete? Abbiamo dalla vostra scelta dal fucile a pompa alla pistoletta. Cosa vuoi, Marco? Io prenderei una Magnum. Due Magnum, quindi. Una sola per te, Armi. Così che ammazzi il giapponese. Ma lui dice proprio dove sei stato, quindi due Magnum. Una. Uno, due. No, una no, sola. Una sola. Anche se diciamo due, una. Vabbè. 2000 euro. Una pistola più economica. Una pistoletta, beretta, 500. Ma ammazza una persona. No. Certo. Quanto costa? 500. Vabbè, vieni. Dai 500. Quanto 500 per lui? No, 1000 no, euro? No. Metti 250 euro. Altri soldi, anzi, ti stai dando... No, prendi tutti i soldi. E metti 250 euro. Per lui, per me. Ok. Ragazzi. 500 ora sono. Testa di cazzo. Arrivederci. Armi? È il momento. Ammazza il giapponese. Ma nel mio negozio. Nel mio negozio stai sparando una persona. Via da qua. Scherziamo. Ma ce l'hai proiettile l'arma? Controlla. Ce l'ha. Ok. Tieni armi. Dai la pistola. Armi. Andiamo dietro il vialetto. Armi. Spara al giapponese. È stato un piacere. Addio. Le tue ultime parole? Beh. Fine del viaggio. È morto. Oddio, sì! Tutti i sentimenti mi ha fatto provare quel po'. Ricordati di prendere soldi dal cinese. Vero. Vedi, vivo. A 1500 euro. Apri il cartellino. Come si chiama? Konshun. Cosa fa di lavoro? Imita. L'imitatore fa. Quindi non era solo un coglione. Oh, al costo che è morto. Fino alla fine. Si è imbucato al cazzo di Vaticano. Quindi non c'entrava nulla. A quanto pare non. Armi. Abbiamo perso un sacco di tempo. Che tu! Tu porco dove cazzo sei andato? Ti aspettavo sotto di dove cazzo sei andato. Ah, mamma mia, quando parli mi viene troppo. Oh, no, scusa, ma che schifo! Oh. Via, porco. Quello che voglio dire. Come voglio dire, mi serviva un cellulare. Ma dimmelo, regalo io. Non volevo stare più con voi, mi trattavate malissimo. Ma tu sei stato il pezzo di merda? Minchia, 2 anni, aspetto 2 anni perché ti rinco. Ma minchia, e mi ti ha tratto male. Muoviti.
Ok, mi serve un cellulare. Anzi, gli prendo il suo. Sai, un po' mi manca. Cosa vuoi fare? Niente! Ho detto solo che mi manca. Dove andare? Andiamo a... Dove dobbiamo andare? Al Papa, stavolta parlo... Andiamo al Oddio. Papa. Andiamo dal Papa, dai. Ok, sei al Papa. Way pop. Di nuovo per la terza volta qua. Che c'è? Stavolta possiamo parlare Dove indisturbato. quel pezzo di merda ripete le stesse cose? Questa è la cosa bella, non c'è mai. Ah, madre di Dio. Allora Dio esiste. Non Vai. ne sono sicuro, ma sì. Esci. Ah? Vai, vai. Ok. Gente di terra, mare. No, mi dissocio, sto Ci associamo scherzando. Ma è assolutamente. assurdo che ora delle parole devono essere pure bannabili, no? Ma alla fine tu hai. Stavo imitando un video. Esatto. Ma fanculo che Stavo palle. imitando un video, non sono per niente per la propaganda di quelle robe là. Veramente cattivo. Assolutamente no. Quindi. Quindi, ragazzi. Ehi! Gli il microfono a culo là. Se butti la 3 in su lo prendi. Non solo l'hai preso, ma ha colpito 5 persone. Pff, Questo sono tutte e 5. è quello che succede se non Ma ascoltate. non possiamo farci le se ammazzi le persone! Ridatemi il microfono. Sono ripotato. Quindi, coronavirus, di cosa si tratta? Noi lo sappiamo. Come si ferma? Facile. Ma dovete credermi sulla parola. Alzate la mano chi è positivo al coronavirus. Cos'è il coronavirus? Cioè, 2 anni e non vi siete fatti nemmeno l'analisi. No, che Andate cos'è? tutti all'ospedale e poi tornate qua. Aspettate! Dividetevi! Femmine! Fate ai! Ai! Tutti in quell'ospedale là! Maschi! Fate assi! Assi! Poi in quell'altro! Gay! Sì! Voi che comunque è diverso se sei da gender, no? E andate a fanculo. Scherzo, ok, tornate. Voi andate, venite al Vaticano, così la rendiamo comica. Papa, Papà, non voglio gay qua dentro. curi gay. Io non È voglio il gay. momento di unirsi sotto un'unica bandiera, quella multicolore. Fammi parlare con uno di loro. Ok, posso sceglierlo io. Certo. Vai dai gay. Ciao ragazzi. Salve. Parla un po' con me, come ti chiami? Salve, sono Alberto. Ok. Amo gli animali. E Vabbè, viva la. prossimo, il prossimo. Tu, Ciao. come ti chiami? Io sono Roberto. Hobby? Ok. Ballo. Vegano. Il prossimo? Tu? E Sono gay. basta? Sì. È solamente un modo di Sì, essere. mi Non c'è bisogno piace. che... Ma infatti. Io Non dobbiamo sono fiero di conformarci. essere gay. Non dobbiamo conformarci a un modo di No, parlare. assolutamente no, Ok. sono normale, visto? Non faccio la checca. Ok, stiamo attenti alle parole. Andiamo. Vai dal Papa. Papa, un gay. Ciao. Chi è questo qua, un gay? Questo è un gay. Ciao. Perché sono qua? Tu voglio parlare con un gay. Ma parla con un gay. Ah, gay. Perché ti piacciono gli uomini? Nasciamo così. Papà, ma non devi fotterti nel cazzo di cosa gli Ma posso piace. pensare il cazzo che voglio io? Cazzo è figa, va curato tutto. Assolutamente no. Sì, il coronavirus non fa distinzioni. E l'amore sì, patetico. Ah, non si bestemmia! Che cos'è? Non Si bestemmia! sento Ti ha niente. buttato fuori. Ti Sai che ti dico? ha preso il gay, ti aiuto io, bro. Ok, non... Però ti ha toccato anche il cazzo mentre ti ha preso. Va bene così, va bene così. Scusa, ops. Tranquillo. Hai visto che c'è sul Papa? Come Che merda, po'. la vivete voi? Che siamo sempre segregati a casa. Se dobbiamo fare sesso fra noi maschi è un problema. Ma io penso una cosa, secondo Cioè? me è più bello. È più bello il cazzo. Cioè, Non voglio sapere cosa. anatomicamente è figo il Va cazzo bene, parliamo di altre sudato, cose. poi è Parliamo di incredibile. altro. Sì, dai, dimmi. Dobbiamo capire dove mandare i gay. Un ospedale normale, perché noi dobbiamo già ci stai distinzionando, cioè, hai capito, no? Cioè, scusa, Distinzionando, eh? bro, Si non vede so se sei gay. parlare bene. Vabbè. Cioè, già ci No, stai distinguendo alla scherzo. massa. Andiamo all'ospedale. Vabbè. Però il migliore che Ok. c'è. Ok. Siete alla nebulosa di Roma. Nebulosa di Roma. Si costa 5. Salve. Entra euro 5 euro entrare. Salve.
Sì? Non c'è bisogno, non c'è oggi niente pagamento, perché bisogna curare tutti. Era il direttore, dice Bisogna tutto. curare tutti. Da cosa? Beh, mi sta ruttando in Corona, no, faccia. coronavirus. Ah, lui è uno dei tanti che stava stati qua. Basta sta I minchiata. tanti, no, dobbiamo vedere se ce l'abbiamo o no. Entrate. Gay, alla riscossa! Yeah! Sei dentro. E oggi ho fatto il mio, torno ad armi.